Sono manifestazioni che fanno sempre bene alla nostra agricoltura, al nostro Montepulciano, alla nostra economia, quindi io sono fiero di questa manifestazione, mi auguro che abbia il successo che merita, soprattutto per l'impegno che la Camera di Commercio, che è presidente Di Lorenzo, ha messo su questa manifestazione. È una manifestazione che non solo si rivolge al pubblico per far conoscere anche all'interno dei confini abruzzesi le tante nostre cantine che abbiamo, meravigliose cantine, ma soprattutto perché c'è questo incontro con gli operatori commerciali. Questa è poi la parte più rilevante, la parte più importante. Credo che gli operatori, oltre che essere sensibilizzati dalle singole cantine, vengono sensibilizzati anche dal punto di vista del territorio, che è la peculiarità che poi ha questo nostro prodotto, questo meraviglioso vino Montepulciano, in primis la possibilità di avere un clima meraviglioso del mare, della collina e della montagna. E questo credo che sia il senso, e su questo abbiamo sempre lavorato in questi anni e i risultati, insomma, a detta di tutti, si stanno vedendo. È mancata la possibilità degli imprenditori, delle cantine, di mettersi in mostra. Prima si metteva in mostra la politica, noi abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo chiesto la collaborazione e soprattutto abbiamo detto agli imprenditori che dovevano loro guidare le politiche agricole, e su questo credo che mi sembra ci sia stata un'ampia condivisione e soprattutto ottimissimi risultati.